Salve a tutti e ben ritrovati. Un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, mentre al nord le condizioni sono tipicamente invernali, al sud Italia non c'è traccia d'inverno. Infatti questa è la fotografia del nostro paese, proprio con le anomalie delle temperature. Vedete, il flusso africano si fa ancora sentire sulle regioni meridionali, con temperature che nelle prossime ore supereranno ancora i 20 gradi centigradi, ma è una situazione destinata a cambiare proprio durante questo weekend. Infatti un cavetto di aria instabile di origine atlantica sta attraversando il nostro paese e raggiungerà nelle prossime ore anche il sud Italia, portando qualche nota di instabilità sulla Puglia, ma soprattutto vedete un corposo crollo delle temperature che torneranno anche al di sotto delle medie stagionali. Vedete, le anomalie maggiori si registreranno proprio sul nostro paese, nel cuore del Mediterraneo, e quindi valori che anche sulla Puglia torneranno tipici dei mesi invernali. Questo è il quadro meteorologico a partire dalla giornata di oggi, sabato 2 dicembre, con un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso ovunque, temperature che vedete saranno ancora decisamente miti, valori oltre i 20 gradi nelle ore centrali della giornata, con picchi fino a 22-23 gradi. Attenzione al vento, che nel pomeriggio potrà risultare forte, specie sul subappennino Dauno, sull'altopiano delle Murge, con raffiche fino a 50-60 km orari. Ma vi parlavo appunto di un cambiamento a partire dalla giornata di domani, domenica 3 dicembre, quando intanto lo stato del cielo vedrà un'alternanza di nubi schiarite e qualche pioggia, specie sul Foggiano e Barese, durante le ore tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Associato a questa instabilità avremo anche un deciso calo delle temperature sul Foggiano ed il Barese. Vedete, qui i valori non andranno oltre i 12-14 gradi durante le ore centrali della giornata, quindi con un crollo termico di 10 gradi in poche ore. Resisterà ancora un po' di mitezza invece al sud della regione, dove anche domani toccheremo valori intorno ai 17-20 gradi. Poi lunedì avremo lo scorrimento dell'aria fredda anche sul resto del territorio pugliese, con temperature che ovunque saranno in calo, sia nei valori massimi, che non andranno oltre gli 11-13 gradi, ma a diminuire saranno soprattutto le minime, che anche in pianura torneranno ad una cifra con valori intorno ai 4-7 gradi su gran parte del territorio pugliese. La ventilazione nel corso della serata tornerà dai quadranti meridionali. Come spesso vi ricordo, una variazione della ventilazione indica anche un cambiamento del quadro meteorologico. Non perdete quindi tutti gli aggiornamenti martedì. Grazie per l'attenzione, buon weekend.